scontro frontale tra auto e camion sulla via Emilia dal Seno. Un uomo è morto, la moglie gravissima. La Guardia di Finanza ha sequestrato in un magazzino di Castelvetro 140 tonnellate di carne. 55 erano scadute da 4 anni. Padre e figlio per ora solo sanzionati. Il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, ha incontrato la regione sul luogo dove costruire il nuovo ospedale. Expertite e Lusignani ritenute idonee. Il primo cittadino vuol far decidere ai piacentini. L'atteso confronto tra i sindacati e Amazon si terrà lunedì 11 dicembre. Sul piatto le richieste dei lavoratori: stipendio più alto e migliori condizioni, sospeso lo stato di agitazione. Piacenza Calcio ancora multato di 3.500 euro per i cori razzisti dei propri tifosi. La società reagisce e avverte i sostenitori: basta o stadio vietato.